Con un'ampia maggioranza, 18 voti favorevoli, un solo voto contrario della Federazione della Sinistra e 4 astenuti dai banchi del centrodestra, è stato adottato dal Consiglio provinciale il piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti. Tra i punti cardine la progressiva dismissione di Podere Rota e lo stop al raddoppio dell'inceneritore di San Zeno. Anche se, si dice nel piano, nell'eventualità che ce ne sia bisogno, si dà il via libera alla costruzione di un impianto ex novo da 55.000 tonnellate. Un piano che traguarda un orizzonte lontano, che è quello del 2025, quindi necessitava anche di scelte strategiche importanti, fatte tra l'altro in un quadro rinnovato, non più sul piano provinciale, ma addirittura in consonanza con la provincia di Siena e Grosseto e della Val di Cornia, quindi andando a disegnare un sistema complesso con obiettivi ambiziosi. La cosa certa è che è stata depositata la valutazione di impatto ambientale per il raddoppio dell'inceneritore di San Zeno, raddoppio quindi di un impianto intorno alle 75.000 tonnellate. Questo piano, grazie anche alle sinergie tra gli impianti, con gli impianti delle altre province, grazie anche a questo e a scelte strategiche fatte sulla produzione dei rifiuti e soprattutto sull'incremento di raccolta differenziata e di reale recupero, prevede un fabbisogno di incenerimento al di sotto delle 55.000 tonnellate. Questo rende possibile conseguire questo obiettivo anche con interventi di miglioramento e potenziamento dell'impianto esistente o, in alternativa, ma è una subordinata, della realizzazione di un nuovo impianto comunque con potenzialità inferiore alle 55.000 tonnellate. Lascio giudicare a voi se questo è un raddoppio o no. Senta, Podere Rota? Podere Rota è un altro elemento che è stato particolarmente alla nostra attenzione, nel senso legato soprattutto al fabbisogno di discariche. Con le scelte strategiche che vi ho prima richiamato, andiamo a contenere fortemente il fabbisogno di discarica e anche in questo caso la sinergia con gli altri territori ci consente di stabilire come previsione, come scelta di pianificazione, il fatto che non ci saranno ulteriori ampliamenti di Podere Rota.